42 anni, grinta da vendere ed un sorriso che non manca mai, soprattutto negli eventi sportivi della città di Arezzo che la vedono sempre presente. Tiziana Nisini, senese, impiegata di banca di professione, è la signora in verde su cui la Lega Nord ha scommesso tutto in Toscana e per adesso ha anche vinto. Prima ad Arezzo con le amministrative che hanno visto prevalere Alessandro Ghinelli, candidato appoggiato dalla Lega Nord, che poi la nominerà assessore alla casa, oggi anche allo sport. E successivamente trionfa alle elezioni politiche. Tiziana Nisini, per una manciata di voti, non sorpassa il candidato del centro-sinistra nel collegio uninominale arettino al Senato, passa infatti Riccardo Nencini, ma lei con la ripartizione del premio di maggioranza diventa, con sua grande sorpresa, senatrice, la prima della Lega Nord espressa dalla rossa terra toscana. Un doppio ruolo dunque che il sindaco Ghinelli difende da subito, confermando la nomina nonostante la minoranza in consiglio comunale metta in dubbio la possibilità di ricoprire entrambe le cariche. Una liaison, insomma, tutta politica si intende, ma che durerà a lungo? Ai posteri l'ardua sentenza. Benvenuta, senatrice della Lega, assessore del comune di Arezzo, benvenuti a Nero su Bianco, la Fonderia delle Idee, qui dalla Casa dell'Energia di Arezzo, e una volta alla settimana ci viene a trovare un personaggio, insomma, di spicco di quella che può essere la politica, l'attualità, l'economia. Dopo aver avuto il sindaco lo scorso mese, questa volta abbiamo appunto Tiziana Nisini, e a sollecitarla ci sono i tre moschettieri, quelli che si alternano di settimana in settimana, a cominciare dal padrone di casa, direttore della Casa dell'Energia, Fabio Mori. Buonasera a tutti. Ciao. Piero Franchini. Buonasera. E David Faltoni, detto il cattivissimo. Tutti ora hanno una paura di quello che chiederà David Faltoni. Cosa chiederà oggi a Tiziana? Onorevole, si dice ancora onorevole Tiziana Nisini? Sì, va bene. Senatore. Senatore, è vero, senatore. Senatrice. Meglio. Allora, intanto questa doppia vita, tra virgolette, come sta andando? Dividersi tra comunque un assessorato in cui ci sono delle deleghe anche importanti e appunto la vita a Roma. Complicata, nel senso, lo era anche prima perché avevo il mio lavoro e venivo ad Arezzo. Ora sono in aspettativa col lavoro e per 3 giorni a settimana sono a Roma e i restanti giorni, compresi spesso anche il sabato e la domenica, sono ad Arezzo. Ci sono state tante polemiche, ci sono anche tuttora sul mio doppio incarico. Volevo ricordare che comunque, e giustamente, io ad Arezzo non percepisco nessun emolumento, percepisco quello a Roma. È faticoso. Il sindaco, la giunta mi hanno chiesto di rimanere, perché ormai manca un anno e mezzo nemmeno alla fine del mandato, anche per dare una certa continuità a quello che è stato fatto oggi, tant'è che nello sport già c'è stato un cambio. Io ho preso l'assessorato allo sport e alle politiche giovanili un anno fa, quindi interrompere tutti i progetti in corso sarebbe stato dare discontinuità, perché comunque non è neanche semplice per chi prende l'assessorato un anno e mezzo dalla scadenza, dover prendere in mano tutto ciò che è già iniziato. Quindi è faticoso, io lo faccio perché l'ho sempre detto, per senso del dovere, anche perché mi piace, nel senso, nonostante la distanza, io impiego 1 ora e mezza, 1 ora e 20 ad arrivare ad Arezzo, per cui è un grande sacrificio, però lo faccio sempre con passione, togliendo ulteriore tempo alla mia famiglia, però cercando di portare avanti gli assessorati come facevo prima, con grande impegno, anche con umiltà, nel senso, comunque io sono sempre, anche con l'aiuto della giunta, perché quando manco comunque, diciamo, i miei colleghi di giunta non mancano nel prestarmi il loro aiuto, e questo per me è un grande sollievo, perché comunque riesco comunque a dare una certa continuità anche in assenza. E il sindaco, soprattutto quando quest'estate, no, che ha scoppiato il caso, no, dei famosi fondi periferia, aveva sottolineato proprio, ecco, qui si vede, dice, l'importanza della scelta di avere comunque in giunta un assessore che però allo stesso tempo è senatrice, che quindi può fare, tra virgolette, da tramite. Ecco, questo ruolo quanto è stato poi, al di là di quello che abbiamo visto, diciamo, nell'invisibile, quanto è stato, come dire, importante per poi arrivare al risultato che c'è stato recentemente? Ma è importante, poi io non sono una che ama, cioè sono più, diciamo, un'apio operaia, nel senso, preferisco lavorare dietro le quinte in silenzio e raggiungere l'obiettivo senza dover sempre mostrare quello che faccio di passo in passo, anche perché l'importante era arrivare alla soluzione
condizione, abbiamo messo una toppa per quanto riguarda il bando periferie nello specifico, ad una leggerezza, una superficialità che aveva portato avanti il governo precedente. Ci ho messo la faccia, nel senso che comunque sono sempre stata presente a tutti i consigli comunali, parlando anche quando non mi era richiesto, nel senso tutte le è stata fatta una conferenza stampa dal PD chiedendo il ritiro delle mie deleghe senza contraddittorio, tutte le interrogazioni in consiglio comunale non sono state fatte a me ma sono state fatte al sindaco. Io ho voluto intervenire per spiegare la situazione e l'ho spiegata nei due consigli comunali e sono sempre stata presente anche quando c'erano anche delle difficoltà da parte mia, perché non è semplice stare qui a livello locale e comunque, voglio dire, delle criticità probabilmente ce ne saranno anche in futuro, perché problemi ce ne saranno anche in futuro, ma io ero convinta, sono sempre stata convinta che la soluzione si sarebbe trovata, perché noi siamo il partito del territorio, abbiamo sempre lavorato, abbiamo sempre combattuto per i territori e per gli enti locali. Tant'è che la mozione per ripristinare e trovare una soluzione al bando periferie, io sono stata una tra le firmatarie, ecco, gli amministratori locali che hanno firmato la mozione. Davide, scaldiamo l'ambiente, vai. Sì. Fa il bravo, eh? Sì, rimane difficile essere cattivo perché abbiamo passato il fine settimana insieme, quindi... Alla maratonina, no? Spiega perché, però, perché... Alla maratonina. No, ci siamo... Avevamo la mezza maratona, quindi... Settimane. Di giorno, in pubblico, no. Che è ancora più preoccupante. Ah, in pubblico. In diversi potrebbe essere ancora più preoccupante. Diversi in pubblico. In pubblico, allora. No. Allora, io vorrei dire questo, spero di non essere cattivo, comunque, vorrei dire questo alla senatrice, vorrei dire questo. Allora, io la conosco oramai da un po' e la reputo una persona mite e molto misurata, ma fa parte, diciamo, di un movimento della Lega, lei, che al contrario, fin dal 94, da quando ha iniziato a essere nella scena nazionale, ha urlato i suoi slogan, quando dico urlato, insomma, è un eufemismo, e quindi ha sempre avuto modi molto forti, e vuoi Roma, andiamo a liberare Roma ladrona, e la Padania libera anche dai terroni, e poi siamo arrivati con Salvini alle ruspe, siamo arrivati all'utilizzo, questo che è magari ancora più forte, quindi di un aspetto morale della società, e quindi si è arrivati a dire prima gli italiani, noi e loro, si è arrivati a dire quindi noi siamo quelli puri, siamo quelli mentre loro sono neri, sono impuri, sono... Ma questa chi l'ha detta? Ma aspetta, quando parli di... quando chi ci attacca ce l'ho. No, quando si comincia a dire che non hanno il permesso di soggiorno e quindi i clandestini, fondamentalmente, ad esempio il reato commesso dal clandestino, cioè come la ragazza morta, si fa presente che è un clandestino, ma secondo me non cambia nulla, è una persona che persone che hanno commesso un reato gravissimo indipendentemente da dove sono. Però io vorrei chiedere questo alla nostra senatrice. Allora, intanto vorrei dire, è dal 94 che la Lega di lotta e di governo che urla e che dà tutti questi slogan, ma i risultati direi in tutti questi anni zero, perché alla fine siete andati a liberare Roma ladrona e 49 milioni sono rimasti in mano a qualcuno, non si sa a chi, e via dicendo, così come i 500.000 rimpatri che aveva promesso Salvini da quando andava al governo, notizia proprio di oggi, da quando lui è al governo si è bloccato anche quei minimi rimpatri che avvenivano precedentemente, quindi sono 3 mesi non se n'è rimpatriato neanche uno, perché i paesi sembra che fino ad ora li riprendevano, ora si rifiutano di riprenderli. Allora gli vorrei chiedere, prima di tutto, se c'è coerenza tra gli slogan urlati e poi l'azione effettiva di governo, perché è innegabile che la Lega ha governato tanti anni in questi 25 anni. E poi gli vorrei chiedere,
Non pensate che prima o poi anche il vostro elettorato, come è successo a Renzi, si renderà conto che tutti questi slogan, tutte queste promesse, poi alla fine irrealizzabili, sono tali e vi si girerà contro. Vado? Beh. Quante cose mi hai chiesto? Allora, innanzitutto, non sono solo slogan, e ancor prima di andare al governo, nel mio piccolo, nel nostro piccolo, la Lega l'ha dimostrata ad Arezzo. Perché ad Arezzo abbiamo ribaltato le graduatorie delle case popolari portando avanti, mettendo su carta quello che era lo slogan prima agli italiani. Ma l'abbiamo fatto per una questione di equità. Noi avevamo famiglie aretine che era da 15 anni che aspettavano la casa popolare e si vedevano passare davanti da stranieri, da chi era arrivato da poco anche nel nostro territorio. Allora noi non li abbiamo esclusi perché stranieri, o perché arrivati da poco sul territorio. Noi abbiamo chiesto, visto che l'italiano nel momento in cui fa una richiesta chiede dei servizi all'ente pubblico, è soggetto a una radiografia e comunque deve presentare tutte le certificazioni degli immobili di proprietà, dei beni mobili, o comunque sia c'è l'accesso al catasto, all'agenzia delle entrate, allo straniero bastava semplicemente l'autocertificazione. Noi richiedendo questa certificazione anche alle famiglie straniere abbiamo verificato che tante famiglie straniere avevano anche un immobile di proprietà all'estero, ma non catapecchie, anche ville, avevano attività produttive all'estero, e siamo riusciti a ribaltare il graduatorio delle case popolari. Ma io ne sono fiera di quello che abbiamo fatto, perché c'erano famiglie aretine che hanno sempre pagato le tasse nel comune d'Arezzo. Nel momento in cui hanno avuto bisogno, perché la situazione reddituale familiare è peggiorata, è caduta a picco, il comune ha il dovere di dare delle risposte, e con questa amministrazione comunale gliele abbiamo date, così per tutti quegli altri servizi, vuol dire anche il caso di Lodi, delle certificazioni, noi l'abbiamo applicato nel 2015, l'abbiamo applicato anche per il contratto affitti, l'abbiamo applicato per tutti quei servizi comunali dove era possibile applicarli. E questo è nel piccolo, in una realtà locale, come è stato mettere su carta lo slogan prima gli italiani. Poi, per quanto riguarda i rimpatri, il decreto immigrazione e sicurezza andrà in discussione al Senato lunedì 5 novembre, dove si cambia completamente il permesso umanitario. Va data una stretta. È vero che quella ragazza Desiree è stata uccisa, italiano o straniero che sia, è una bestia. Il problema è che questo aveva un permesso umanitario in tasca. Quindi se questa persona non fosse stata in Italia, probabilmente quella ragazzina sarebbe stata ancora viva. Poi i delinquenti vanno puniti in maniera dura, con pene certe e dure, che sia italiano sia straniero. Però non cambia che quella ragazzina è stata uccisa, è stata massacrata, violentata per ore da una persona che aveva un foglio umanitario in tasca. Quindi vuol dire che noi l'abbiamo accolto con umanità, e questo ha fatto un atto gravissimo. E ve lo dico come mamma, perché mi viene la pelle d'oca a pensare tutte le torture che ha subito questa ragazza, perché il Desiree è la figlia di tutti. 16 anni, sono delle bambine, sono ancora incoscienti. Poi mettiamo il degrado, il disagio sociale, familiare, ma era una ragazzina di 16 anni. Quindi c'è una foto che adesso dovremo vedere dell'Ampi, proprio che riguarda questo caso. Bisogna commentare le cose che... Ecco, poi mentre ce la fanno vedere, quindi tra l'altro c'era stato anche il caso di Pamela, un po' diverso, però sempre insomma abbastanza atroce. Ecco, questo è un post proprio di Tiziano Nisini, ecco. Sotto la lente. Sotto Ampi, Comitato Provinciale La Spezia. Ora quella era una foto... Sì. Messa lì, no, però perché sì. La presa di posizione che l'Ampi aveva preso, no? Esatto. E che cosa c'entra, diciamo, l'Associazione Nazionale Partigiani, no? Nel senso, perché arriva a commentare in quel modo un fatto del genere? Ma è un'azione contro il governo, a prescindere. Il problema è che in quella situazione doveva evitare. C'era nella situazione di Desiree, di tutte quelle di Pamela, quelle ragazze che vengono uccise in maniera così brutale, secondo me ci vuole solo silenzio e rispetto. Rispetto per questa ragazza, rispetto per la famiglia. Io poi non sono solita giudicare determinate situazioni, anche la famiglia di questa ragazza, perché comunque bisogna ritrovarsi nelle situazioni. Non si può. Io ho sentito gente che ha giudicato comunque una ragazza drogata, comunque anche il padre era uno spacciatore.
e l'ho sentito dire da persone dello spettacolo che comunque sono delle presenze sulle TV nazionali costanti. Questo mi è dispiaciuto perché è troppo semplice giudicare con un Rolex al polso. Bisogna anche vedere com'era la famiglia, com'era la situazione, anche l'incoscienza di una ragazzina di 16 anni, il perché è arrivata a questo, perché è entrata in quello stabile, per cui io credo che in queste situazioni ci vuole tanto silenzio e rispetto, magari una preghiera in più, ma silenzio. Ecco, l'obiezione che viene fatta è come mai, diciamo, gli stessi esponenti della Lega, come può essere Salvini, no? Non, almeno pubblicamente non condanna quello stesso, diciamo, ardore, magari casi in cui sono degli italiani ad aver compiuto magari atti di questo tipo? No, io nel senso, io comunque voglio dire, vuoi che siamo insieme a Roma, vuoi che comunque lo si segue sui social, però lui condanna tutti alla stessa maniera, cioè i delinquenti sono delinquenti, questo lo dice sempre, ovvio, in un caso come Desiree, che a livello mediatico gli è stata data la giusta importanza per l'atrocità dell'evento, della situazione, lui si è espresso. Quello che fa rabbia è che casi di stupri, di violenze, è vero, ci sono anche di italiani, e quello, come ho sempre detto, tipo come ho questo, detto, vedi? Come ho detto, esatto. Drogava minorenne per violentare, in manetta un messi in galera e va buttata la parte. Allora, che Davide, veloce, perché dobbiamo andare in pubblicità. Velocissimo. Senatrice, ok, prima gli italiani, lei dice, chiediamo le certificazioni. Bene, ora però c'è un qualcosa che secondo me è poco coerente con questo ragionamento, il condono. Ora non so se sarà un condono tombale, se ci sarà il condono del riciclaggio. Allora, la legge di bilancio è allo studio, la stanno preparando. Innanzitutto la tranquillizzo, nel senso che il riciclaggio non viene proprio considerato, assolutamente. Perché noi, con tutto il filo conduttore dei nostri disegni di legge, di tutti i decreti che escono dal Ministero degli Interni, sono per la legalità, la sicurezza e l'equità, per cui il filo conduttore è questo. Noi si va a dare una mano a chi ha fatto la dichiarazione dei redditi e per una situazione reddituale svantaggiosa non è riuscita a far fronte a determinate spese, multe. Per cui alla base di tutto comunque c'è il filo della legalità e della correttezza. Il problema è che così il paese non riparte, queste persone vivranno sempre nell'ombra e non potranno mai reinserirsi nella società. Quindi noi stiamo cercando di dare una svolta, tanto come siamo andati avanti finora non è servito a niente. Per cui a volte siamo impopolari, siamo soggetti a tante critiche, ma noi sappiamo dove vogliamo arrivare, vogliamo far ripartire il paese, lo vogliamo fare soprattutto per dare un futuro ai nostri ragazzi, per migliorare anche questa società che sta cadendo sempre di più nel degrado. Pubblicità e torniamo. Eccoci tornati alla Casa dell'Energia. Allora, Fabio Mori con la senatrice Tiziana Nisini, che cosa vuoi chiedere? Sì, per me è un piacere poi riaverti qua. Sei stata qui con noi in occasione del Gran Gala del Calcio che abbiamo fatto con Arezzo Notizie, ragazzi, Matteo Marzotti, che poi saluto. Che salutiamo. E tra l'altro poi c'è anche una novità interessante, lo sviluppo di questo blog che si chiama Green Revolution, dove vengono pubblicati gli articoli su Casa dell'Energia. È proprio stato sviluppato da Casa dell'Energia in collaborazione con Arezzo Notizie, è uscito da poco tra l'altro. Quindi anche questa è una cosa interessante per riuscire a seguire sempre il progetto. Pagina Facebook, Instagram, tutto. Tutte social. Sì, siamo social. Ti volevo chiedere, visto il governo centrale, poi tra l'altro io sono legato a questo governo anche perché il mio prof Conte è stato, diciamo, il mio insegnante di diritto privato 2. Non lo sapevo. Tra l'altro, sì. Quindi diciamo che lo seguo anche per questo, insomma lo chiamo il prof apposta. Volevo sapere, questa unione a livello di governo centrale con il Movimento 5 Stelle, che poi diciamo invece a livello locale la Lega è sempre stata, diciamo, con il centrodestra, ecco, a livello nazionale ovviamente lo seguiamo tutti e sappiamo gli sviluppi, a livello locale questo rapporto con i vostri alleati, Forza Italia, gli altri partiti del centrodestra, come è vissuto, insomma, qui ad Arezzo, anche se ci vuoi dire qualcosa, magari può creare alcune volte delle tensioni oppure no? Allora, anche nelle migliori famiglie, anche in quelle più consolidate, momenti di tensione ci possono essere, fa parte
di una relazione, no? Anche con Forza Italia, tanto... Dopo ne parliamo. Esatto. Beh. Ci sono stati, probabilmente ci saranno ancora, però ognuno, nel senso la coalizione di centrodestra, come ad Arezzo, ha funzionato bene, sta funzionando bene, anche in altri capoluoghi di provincia, come Pisa, Massa, Siena, Grosseto, Pistoia. Per cui noi siamo, ora nel 2019 ci saranno anche altre amministrative, per cui nessuno ha mai messo in dubbio la coalizione di centrodestra e non saremo proprio noi a farlo. A livello nazionale c'è questo contratto di governo dove sono state portate avanti gli obiettivi più importanti, più sentiti dei due partiti, della Lega e del Movimento 5 Stelle. È ovvio, dei momenti di tensione ci sono, anche perché il centrodestra, tolta la Lega, è all'opposizione. Noi ci troviamo in maggioranza sia nei comuni che amministriamo, nei capoluoghi di provincia che amministriamo col centrodestra, sia al governo, per cui non è semplice, ma non è semplice neanche governare a volte col Movimento 5 Stelle, perché siamo comunque due partiti diversi con, come si dice, una storicità diversa, con dei anche valori diversi. Però comunque siamo stati due partiti più votati, ci siamo presi l'impegno. Io vorrei sottolineare comunque che Matteo Salvini, prima di partire in questa avventura con questo contratto di governo col 5 Stelle, ha chiesto il benestare del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e da lì è partito. E stiamo andando avanti, e alla Camera è passato il disegno di legge al Senato sulla legittima difesa. Si sta andando avanti con quello che è inserito nel contratto di governo. Settimana prossima andrà importantissimo il decreto sicurezza, quello che a cui noi leghisti teniamo di più, teniamo tanto, e poi ci sarà la famosa legge di bilancio che sarà la prima prova, insomma, di questo governo. Piero. Sì. Oi. Lo fai parlare? Un po' grillina la nostra senatrice è diventata. No, sì, dai, non me lo dire perché vado via. In che senso? Oggi ha detto che ha rinunciato allo stipendio, l'indennità da assessore, questo un po' no, grillino. Io l'ho rinunciato. Un po' grillino è. Ma no, è... Diciamo, era uno slogan dei grillini, ora... Non avevo mai sentito i leghisti che dicevano che rinunciavano. No, ma non, come non è dovuto. Come non è dovuto. L'indennità, cioè, d'assessore, no, sarà dovuta. Lo stipendio? No, lo stipendio non è... Cioè, nel momento in cui io ho l'incarica a Roma, prendo l'emolumento da senatore e non prendo niente dall'ente locale, ma è la legge. Anche l'indennità da... No, no. Sì, no. Sì. Ce l'ha anche se era un dipendente pubblico, quindi presumo proprio di sì. C'ho ragione io, questo è Faltoni. Questo la fa diventare poi c'è, più simile. No, aspetta, no, perché vabbè, poi c'è non c'è... del 5 non Stelle, il consigliere Paolo Lepri che si ostina. Ora dopo lo sentiamo, Paolo Lepri. Sentiamo Piero. Ma io, ecco, volevo un attimino precisare alcune cosette, no? Ecco. Nel senso che io vedo Tiziana Nisini... Te sei il più cattivo di tutti, oddio. No. Io sono normale, sono magari quello più anziano e quindi ecco quello che ha visto le cose, le memorie storiche. Ecco. E quindi ecco, appunto vedo lei come un'amica veramente, perché è una donna diciamo gioiale, una donna quindi ecco che effettivamente, ecco, e quindi la vedo anche come una donna sincera, una donna... Ecco, io non riesco però certe volte a vedere la Tiziana Nisini lì insieme a questo governo, diciamo che ultimamente, insomma, diciamo che delle cose ne ha dette tante, poi si sono rimangiati, poi si sono ridetti, poi e quindi credo che è noto a tutti che ci sia un po' di confusione, no? Per dire, quindi ecco, io ecco, magari immaginandola come appunto come una persona, diciamo, di spicco e soprattutto una persona di quelle che magari è attenta al sociale, io certe volte vedo qualcuno dei componenti del governo che insomma non sono poi tanto così lisci, insomma, no, sono abbastanza, come dire, duri abbastanza, quindi ecco, e soprattutto vedo gli uomini, perché le donne magari ce ne sono meno di quelle che diciamo che esplodono, no? Che a volte proprio ci sono delle esplosioni, diciamo. Ecco, quindi io vorrei sapere proprio se dentro di te
non c'hai mai qualche rammarico di dire, ma tutto sommato, ma questi chi sono? Ma chi? Ecco. Ma chi? Quelli, ma chi? Quelli che fanno parte... Facciamo un nome, dai. Ma lo stesso tuo diciamo ex segretario, ora vice ministro, perché no, certo, no, è ancora segretario. È segretario. Sì, sì, ha già, ha mantenuto sempre il ruolo. Ecco, lui che diciamo, è abbastanza grezzino quando, insomma, quando ci si mette, insomma, no, per dire delle cose. Te invece ti vedo dolce, ti vedo, capito? Ecco, com'è che ecco, ti trovi con questi uomini così che magari un giorno dicono una cosa, poi un giorno altro dicono un'altra. Ma che te invece... Ma a me Salvini mi sembra proprio una persona coerente. Quando no, è che ha cambiato? Insomma, vediamo se andiamo a vedere nelle varie cose, tab, tutte quelle cose lì, per dire ci sono rincontrati di notte. Ma non era sì, cosa ma nostra. Vabbè, ma per tenere il 5 Stelle anche lui si è dovuto adeguare, insomma, un po', no? Vabbè, perché, ma cioè... è ovvio, allora l'ho detto prima, siamo comunque due partiti diversi. Ecco, appunto. Noi abbiamo determinate cose, vogliamo portare avanti determinate cose che erano poi, fanno parte di tutti questi nostri slogan, no? Che sì, abbiamo già iniziato a mettere su carta. È ovvio che dei compromessi bisogna arrivare a dei compromessi. Tanti però, compromessi, perché però io dall'altra sono, parte c'è il Berlusca. Ho capito, ma al governo siamo con 5 Stelle. Sì, vabbè, sono d'accordo, ma nelle regioni e negli altri posti... Vabbè, nelle regioni... Governiamo con il centrodestra al governo, siamo col 5 Stelle, abbiamo un contratto di governo sottoscritto da entrambi i partiti. Quindi a tutto tondo. Quindi digerito per alcune cose dai vari partiti, ci sono cose che magari noi ne avremmo fatta meno, il 5 Stelle ne avrebbe fatta meno. Comunque sono tutti dei provvedimenti che volte a portare l'Italia a un vero cambiamento. Io sono orgogliosissima di avere Matteo Salvini come segretario federale. Sono molto orgogliosa. Io ho altri modi, perché per carattere, per natura, ognuno è fatto a modo proprio. Matteo Salvini ha un carisma, è proprio la figura del leader, quello che è riuscito sia arrivare al cuore e alla pancia delle persone, ma poi sta comunque mettendo in pratica, perché noi una grossa battaglia che abbiamo fatto e uno slogan importante in campagna elettorale è sempre stato quello della legittima difesa, e l'abbiamo votato al Senato settimana scorsa. Dare una stretta ai clandestini, agli immigrati, lo stiamo facendo. Lunedì 5 novembre arriverà nell'aula del Senato il decreto immigrazione e sicurezza. Per sì, cui noi, però vi ricordo che sono 5 mesi, vuol dire negli ultimi 7 anni. Sì, ma secondo quello che diceva quando era in campagna elettorale. Ho capito, ma non è che Roma... Sembrava che il giorno dopo che era lì, le barche... Però allora, comunque gli sbarchi si sono ridotti tantissimo. Poi anche tutto quello che è successo con la nave Aquarius, con la 18, ha fatto sì che quei due casi sono stati anche un deterrente per gli sbarchi, perché noi capiamo tutto, abbiamo sempre accolto tutti, anche queste persone che hanno ammazzato questa ragazzina di 16 anni, però quegli altri stati che fanno parte dell'Unione Europea, che fanno sempre i buonisti, e poi li cacciano, non li fanno entrare nel loro territorio, poi degli ultimi giorni che la gendarmeria francese scaricava clandestini sul territorio italiano, sulla linea di confine, così non va bene. Noi abbiamo picchiato i pugni sul tavolo perché vogliamo portare regole che in questo paese non ci sono più, lo dobbiamo fare, perché è inutile che poi un genitore dà le regole ai propri figli e poi appena esce di casa si trova nel caos più totale. Noi vogliamo portare regole, sicurezza, tranquillità. L'abbiamo fatto nel Senato con la legittima difesa, perché una persona in casa propria si deve sentire al sicuro, perché la casa è il focolare domestico, è il luogo in cui la sera una famiglia, dopo una giornata di lavoro e di distanza, si ritrova, e una famiglia deve essere tranquilla a casa propria. Fino ad oggi sono state massacrate per la seconda volta le vittime e premiati i delinquenti. Col decreto con la legge sulla legittima difesa no, vengono tutelate le persone per bene. Questo è quello che è mancato negli ultimi anni e noi siamo convinti. Poi per quanto riguarda i modi, Matteo Salvini è più deciso, ma è il leader, è più carismatico, è una figura carismatica nel nostro partito, ma anche ormai di tutto il centrodestra italiano, è diventato il leader.
Io ho i miei modi, ma non siamo tutti uguali, se no il mondo sarebbe monotono. Se e allora, tutti sentiamo uguali. Cosa dice l'opposizione. Paolo Lepri e Alessandro Caneschi, Paolo Lepri, Movimento 5 Stelle, e Alessandro Caneschi, Partito Democratico, su Tiziana Nisini e il doppio ruolo, incarico, chiamiamolo come vuoi. Ancora, sentiamo. Credo sia su questo. Sentiamo. Assessore e senatrice, voi fin da subito avevate detto insomma che questo doppio ruolo secondo voi non poteva coesistere, com'è andata? Sì, fin da subito abbiamo appunto palesato questa incongruenza e mancanza secondo noi di rispetto nei confronti dei cittadini di una città di 100.000 abitanti. Noi consideriamo che il ruolo di assessore, chi svolge il ruolo di assessore si deve dedicare 24 su 24 alla città, per la risoluzione delle problematiche della città. Tra l'altro l'assessore Nisini ha delle deleghe che sono molto importanti, perché sono quelle dello sport, delle politiche giovanili e del patrimonio. Quindi fin da subito questa incongruenza l'abbiamo evidenziata. E purtroppo questa anche difficoltà nel doppio ruolo si è anche verificata e concretizzata nel momento in cui la senatrice Nisini in Parlamento ha votato a favore dell'emendamento che ha tolto i soldi alla città di Arezzo. Quindi anche per questo motivo e per evitare magari ulteriori non allineamenti tra il ruolo che svolge in città e quello che svolge in Senato, secondo noi dovrebbe dare le dimissioni. Chiaramente questo non è nulla di personale, ma è una questione puramente politica. Insomma, i 5 Stelle lo sappiamo benissimo, insomma, nel governo centrale sono insieme alla Lega, qua invece siete minoranza. Ecco, sulla posizione della senatrice assessore voi siete sempre stati molto netti. Ma io sin da subito io ho sempre detto che si sarebbe dovuta dimettere da assessore, in quanto o fai l'assessore o fai il senatore. Poi il Movimento 5 Stelle su questo è il nostro cavallo di battaglia, cioè noi siamo contro i doppi incarichi, quindi non troviamo le ragioni per cui lei debba fare entrambi. Eccola qua, la Casa dell'Energia, Nero su Bianco, torniamo in onda dopo aver ascoltato l'opposizione con Lepri, il Movimento 5 Stelle, che ribadisce che secondo lui appunto la senatrice doveva dimettersi l'assessore, mentre Alessandro Caneschi dice non si può fare l'assessore diciamo part-time. Che cosa rispondiamo ai due esponenti? Allora, ci penso un attimino. Contiamo fino a 10. No, poi perché l'ho detto tante volte, magari sono un poco chiara io nell'esposizione. Allora, innanzitutto, quando ho iniziato a fare l'assessore, portavo avanti il mio lavoro e portavo avanti l'assessorato. L'ho sempre fatto con impegno, lo sto facendo anche ora. Ora che l'assessore debba lavorare 24 ore su 24, la vedo dura. Qualche ora di sonno ci vuole. Io, grazie a Dio, sono una che dorme poco. So usare i computer, le mail, per cui riesco a lavorare bene anche quando ho mezz'ora che sono a Roma, sono sempre in contatto con l'ufficio. Io credo che anche nella presenza alle manifestazioni sportive o qualsiasi altra manifestazione che riguarda i miei assessorati, sono praticamente sempre presente. E lo faccio dormendo anche 3-4 ore a notte, partecipando alle cene, alle iniziative sportive, tant'è che l'ultimo fine settimana l'ho trascorso ad Arezzo, lo faccio volentieri, 24 ore su 24 non ce la farei, perché 5-6 ore ho bisogno insomma di dormire, però voglio dire, se lui è bravo lo sfido a non dormire mai, a lavorare 24 ore su 24. Poi è un sacrificio, ma è un sacrificio anche per me, perché poi potrei anche lavorare 3 giorni a settimana, farei la signora, lunedì, venerdì, sabato e domenica libera, qualche impegno sul territorio. Invece io ho preso un impegno e l'ho preso con Arezzo e l'ho preso nel 2015 quando il sindaco di Ghinelli mi ha chiamato a fare l'assessore ad Arezzo, e deve essere un problema mio, nel senso un sacrificio mio. Andare via un anno e mezzo dalla fine del mandato voleva dire spezzare tutta una serie di progetti fatti, iniziati nel 2015, io mi sono presa l'impegno, è sacrificio, però è un sacrificio mio
e sono sempre, anche quando sono lontana, sabato e la domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, sono sempre in contatto con gli uffici, tant'è che non c'è stato nessun calo di lavoro, tutte le pratiche stanno andando avanti, 24 ore su 24, no, non sono, è un mio limite, io ho bisogno di dormire 5-6 ore. Per quanto riguarda il consigliere comunale Lepri, e poi volevo dire, anzi, vorrei dire al Caneschi, io ci sono, consigliere comunale che mi fa queste osservazioni, come Paolo Lepri, che viene in consiglio comunale due volte l'anno, insomma. Poi posso dire una cosa, anche se mi sento in minoranza, perché siete tutti uomini. Sì. Una donna riesce a fare anche due o tre cose, ecco, per volta, l'uomo no. È questo il problema, è questo che i consiglieri comunali d'opposizione non riescono a capire, che la donna riesce a fare più cose anche insieme. Poi, allora, dimmi. No, dicevo, poi voglio dire, sbaglierò, io sono anche una persona molto umile, che sono aperta anche alle critiche, le faccio mie se sono costruttive, se sono di lana caprina no, non le considero proprio, questo sì. Però sono aperta. Ma alla luce di queste polemiche uno scatta a un certo punto, dica vabbè, avevo fatto meglio invece a dimettermi, come ad esempio aveva fatto la Mattesini, no? Che lei era assessore e poi le elezioni salutò e andò appunto a Roma. E, cioè, visto che comunque ci sono partite le critiche, le polemiche, non è scattato, visto che è un sacrificio alla fine, anche fatto con piacere ma sempre un sacrificio, scattato di dire vabbè, chi me l'ha fatto fare, insomma, no? Di tenere le due. Quando sono stata eletta a Roma ho considerato anche il fatto, insomma, di poter lasciare l'incarico. Poi ho riflettuto, comunque venire a Arezzo, al di là della distanza, del sacrificio, a me piace. Nel senso, lo faccio con passione, lo faccio con amore. Sono arrivata, che non conoscevo per niente questa città, e sono arrivata e i primi mesi per me è stata veramente dura. L'ho passata, comunque, era anche la mia prima esperienza da amministratore, perché è stato veramente il mio primo incarico. Sono passata dai gazebo e dalle manifestazioni all'organizzazione della sezione, sono passata, insomma, ad amministrare un capoluogo di provincia. Non è stato facile, ci ho messo tutta me stessa, lo sto facendo anche ora. E ora manca veramente poco, però ho intenzione di portare a termine quello che ho iniziato. Poi le critiche ci sono. Io sono abituata a metterci sempre la faccia, a prendermi le mie responsabilità, e questo non mi fa paura. Probabilmente sbaglierò, però errare è umano. Vediamo una foto, un'immagine. C'è stata questa inaugurazione della farmacia Giotto. È uno scatto che ci permette di rientrare nella questione Mugnai, perché poi è chiaro che quando, ecco, in questa foto vediamo il sindaco e dietro appunto Stefano Mugnai. Quando, insomma, ci sono state le elezioni, magari si pensava che appunto Forza Italia e la Lega andassero avanti insieme, e quindi anche l'atteggiamento di Ettore, di Mugnai, era molto diverso, no? Almeno anche mediaticamente. Poi non si dice che poi siamo tutti amici nelle aule parlamentari, poi questo no. Non è così. Adesso però è cambiato, c'è stata questa polemica a distanza con Mugnai, il sindaco si è sentito un po' tirato in ballo, ha detto Arezzo è un modello, quindi non voglio far entrare queste polemiche su Arezzo. Ma quanto si sta ripercuotendo, se si ripercuote, questa polemica, questo dissidio tra Lega e Forza Italia? Allora, innanzitutto, io, nel senso, tanto ho il mio profilo Facebook monitorato, sì, per cui io non sono per le polemiche, nel senso, tengo sempre un certo profilo, un profilo basso, sono la prima che a volte spesso manda giù bocconi amari, ma non dice niente. Mi è dispiaciuto e l'ho detto, ma non voglio far polemica, perché comunque, come dicevo prima, anche nelle migliori famiglie, nelle famiglie più consolidate, ci sono dei momenti magari di crisi o dei litigi, però poi, finito il litigio, ritorna l'amore. Io ho messo solamente i puntini su lei, mi è dispiaciuto perché non perché il sindaco fosse con gli esponenti di Forza Italia, perché voglio dire, il sindaco sceglie con chi stare, sta con Forza Italia, a volte è stato anche con noi, voglio dire, è stato presente anche alla manifestazione che c'è stata un paio di anni fa a Santa Croce a Firenze, è intervenuto alla nostra festa nazionale. Però tirarlo in ballo per portare avanti politiche per un governo, com'era, approssimati di raccattati, sì, praticamente, sì, di raccattati, quello no, lo dovevano tenere fuori. Io ho voluto solamente
puntualizzare che il sindaco prendesse le distanze da quel post proprio per il quieto vivere. Nel senso, io da settimane che loro vomitano contro questo governo, ma fanno parte dell'opposizione e a me l'opposizione fa il suo. Io infatti non mi sono mai espressa, non ho mai fiatato, sono sempre rimasta in silenzio. Però nel momento in cui viene messa nel mezzo l'amministrazione locale, ho voluto mettere solamente i puntini sulle i, ma perché anche i nostri elettori ci chiedevano come mai non proferite mai parola, rimanete troppo in silenzio. Io ho messo solamente i puntini sulle i. In giunta c'è il clima che c'era prima, va avanti tutto uguale e basta. Almeno da parte mia, ecco, sì. Io non sono una che porta rancore, metto i puntini sulle i, quando ci vogliono si mette. Visto che parliamo d'Arezzo, appunto, io volevo scendere proprio su qualcosa di particolare. Cioè, noi sappiamo che ci sono stati una serie di problemi nella zona, anche impropriamente detta Saione, perché poi dopo certe volte Saione è un pochino più in basso. Le cose di solito avvengono più vicino alla ferrovia, quindi Campo di Marte, eccetera. Ecco, io c'è stata questa richiesta da parte in Consiglio Comunale, da parte di una consigliera appunto della maggioranza, e anzi consigliera e assessore appunto alla sicurezza, la richiesta di chiedere appunto alla prefettura dei militari per le strade sicure. Ecco, poi lì ci sono state una serie di vicissitudini. E il sindaco, quando era qui, ha detto che no, non è che parlava di militari. Poi dopo è venuto fuori siamo ritornati una volta. Ancora una volta i giornali hanno riportato appunto che prima di Natale forse i militari arriveranno ad Arezzo, ecco, è stato fatto anche il nome di Tiziana Nisini, che forse essendo senatrice potrebbe intervenire per far sì che le pratiche si snelliscono più alla svelta, quindi la richiesta alla prefettura, poi le altre lite e così. Insomma, siccome onestamente diciamo che forse la gente del popolo probabilmente magari non ha il problema di dire militari sì o militari no, però il mondo dell'imprenditoria, il mondo del commercio onestamente credo che non è che ci siano le forze dell'ordine, sì, però i militari che piantonano delle zone probabilmente non è che piacciono molto. Allora io ti chiedo, questi militari arrivano o non arrivano? E cosa vengono a fare se arrivano? Allora, innanzitutto, militari sì, militari no, qualcuno discontento ci sarà sempre, perché io non ho mai visto nessun atto di governo, di amministrazione locale che riesca ad accontentare tutti. Qualche scontento c'è sempre. Io credo che la presenza dei militari, io andando a Roma, soprattutto nella zona del centro vicino al Senato, è pieno di zone sensibili, pieno di militari. Però una grossa impressione non la fanno, nel senso loro sono lì piantonati, la loro funzione più che altro è da deterrente ai delinquenti. Proprio le zone di maggior degrado di Arezzo, perché no? Io non ci vedo niente di male. Anche se poi l'assessore ci ha detto che i militari non interverrebbero a Saione, perché strade sicure non intervengono direttamente. Quindi sarebbero, diciamo, libererebbero delle forze di polizia, esatto, che attualmente magari devono sorvegliare la stazione, esatto, o altri luoghi. Prima, appunto, la mia richiesta è quella, arrivano o non arrivano? Allora, la lettera al prefetto è partita dal sindaco, l'iter si è mosso, io lo sto seguendo. Il prefetto è d'accordo, si sa questo, se appoggia? Sì, appoggia. Sì, non ha detto di no, quindi suppongo di sì. Sì, comunque sì. Però non vedo perché la gente chiede sicurezza, voglio dire, il militare fermo che piantona fa da deterrente ai delinquenti, magari anche agli spacciatori. La gente per bene non deve aver timore. E a riorganizzare le forze dell'ordine, perché noi abbiamo avuto qui in un'altra trasmissione appunto il sindacalista della questura, appunto, che ci diceva che non è che mancherebbero le forze dell'ordine, ce ne sarebbe anche in abbondanza, se quello che vedono loro, i sindacati tra l'altro, quindi, e solo che sono male organizzate e sono, diciamo, ognuna corre per conto suo, perché magari i carabinieri corrono per
conto suo, la questura per conto suo e la finanza. Ci sono alcuni che fanno i centralinisti, sì, ci ha detto la prefettura, c'era prefettura, c'era quelli che guardavano la casa lassù di Badia Orotana. Lì l'hanno, quindi, l'hanno sistemata. E quello l'hanno sistemata, quindi appunto, ecco, riorganizzare queste forze dell'ordine. Voi come governo è mai passato nella mente? Perché effettivamente ci sarà un'immissione di numeri di forze dell'ordine con delle assunzioni straordinarie e poi ovviamente c'è un occhio di riguardo anche per la riorganizzazione, questo senz'altro. Pubblicità. Eccoci tornati, ultima parte di Nero su Bianco. Allora, un'altra domanda da parte di Fabio Mori alla senatrice Tiziana Nisini. Sì, io volevo un po' approfondire questa cosa sulle green, sulle rinnovabili un po'. Qui è stato anche Luigi Di Maio, ho letto nel contratto di governo di questo tesoretto, di questa cosa che avete destinato poi alle start-up green. Mi preme saperlo anche perché proprio Nuova Energia, che è l'aggiudicataria del bando pubblico di gestione di casa d'energia, è proprio una startup green con soggetti under 35. Io volevo sapere il governo che manovre ha sulle rinnovabili. Noi sappiamo che in Italia c'è stato uno sfascello dopo l'ultimo conto energia, il conto termico, dove non c'è più nessun tipo di incentivo per la produzione di energie rinnovabili. Chi ha gli impianti fotovoltaici si produce energia e ovviamente se la suona e se la canta, perché se non se la consuma o non se la accumula non la può rivendere. Non abbiamo un piano energetico, la Germania ce l'ha dal 1994, siamo sempre fanalino di coda in questo tipo di argomento. Ecco, il governo ha un piano, la Lega, conosco appunto detto questo del Movimento 5 Stelle, la Lega sulle rinnovabili come... Allora, innanzitutto ancora non è al vaglio, nel senso ancora non è approdato nelle aule, per cui poi con la legge di bilancio, con tutta la destinazione dei fondi, verrà dato già qualche indicazione precisa, però magari me lo chiedi la puntata prossima, perché ancora non è al vaglio, insomma, sono proprio quelle cose scritte nel contratto di governo, per cui non riesco a risponderti in maniera puntuale e precisa. No, io mi auguro, insomma, che... come dire, questa materia sia ripresa in mano a livello di governo centrale e poi a cascata anche sulla matrice regionale e locale, anche perché, ripeto, secondo me in questa attuale congiuntura in cui ci troviamo, a livello anche mondiale, insomma, uno sguardo per un paese come l'Italia sulle rinnovabili sia molto importante. Credo anche il governo se ne renda conto. Allora, è uscita una classifica, di solito Arezzo non primeggia, purtroppo in questa primeggia, insomma, è nelle prime posizioni, cioè le denunce legate alla droga, no? Avete letto, Arezzo è al sesto posto. Abbiamo fatto questo piccolo viaggio, cosa ne pensano gli aretini? 92 pusher scoperti ogni 100.000 abitanti, 317 le denunce, compresi gli arresti per spaccio in un solo anno, il 2017, che ha visto un incremento del 32% rispetto ai 365 giorni precedenti. Arezzo è la sesta provincia in Italia per denunce di reati di droga. Questi sono i dati che emergono dall'ultima classifica del Sole 24 Ore sull'indice di criminalità basata sui dati ufficiali del Ministero dell'Interno. Arezzo è invivibile. Perché c'è troppa gente di gentaglia? Non so come definire il termine, no? Non ci si salva più, non possiamo vivere più Arezzo, non è più tranquillo come una volta. Di cosa ci sarebbe bisogno? Non lo so, più sicurezza, più controlli. Un fenomeno dunque in forte aumento, ma questi numeri potrebbero significare anche una maggior capacità repressiva da parte delle forze dell'ordine. Il cosiddetto quadrilatero dello spaccio, Pionta, Campo di Marte e Saione, resta una delle zone più sensibili perlomeno della città, come più volte hanno segnalato gli stessi residenti e come riportano le cronache quotidiane. Io abito in zona Pionta, quindi penso di aver già detto tutto. Diciamo che capita spesso e volentieri di vedere le bustine che passano di mano, proprio così... Tocca sempre stare con gli occhi aperti, ma non tanto gli occhi aperti, ma anche stare attenti a quello che uno fa o come uno si comporta, perché si rischiano delle reazioni a volte anche spropositate. No? La cittadinanza è molto perplessa, soprattutto per
tutti i problemi che stanno qua giù, specialmente nel verso Saione qua giù. Problemi di immigrazione, problemi di droga, problemi di insicurezza, soprattutto per le famiglie. Ci sono gli spacciatori, tanti, alcuni richiedenti asilo, no, si sono prestati allo spaccio, c'è anche chi la compra, no, questa droga, e questo che è l'aspetto poi sociale più preoccupante. Come si risolve? Perché giustamente dicono Arezzo, no, è irriconoscibile in certe zone, nel senso che sembra entrare al Pionta, sembra a volte, no, di entrare in casa di altri, questa è un po' la sensazione. E c'è una percezione che, insomma, si aspettavano i cittadini forse qualcosa di più, non so se poteva fare di più questa giunta, visto che sulla sicurezza aveva impostato, no, gran parte della campagna elettorale. Ha improntato la campagna elettorale. Vero è che la situazione poi comunque negli ultimi anni è scappata di mano, perché questi parchi sono pieni di immigrati, poi la droga la comprano tutti, purtroppo la comprano anche i ragazzini, però l'amministrazione locale da sola non ce la fa, l'abbiamo visto, nonostante c'è stato anche un cambio, è arrivato il comandante Cecchini, che è una persona molto attiva, molto attenta, ha portato un certo rinnovamento alla polizia locale, ma questo non è bastato, anche con un maggior coordinamento di tutte le forze dell'ordine. È un problema di cui si deve far carico il governo centrale, perché ormai la situazione è insostenibile. Poi, e qua se ne fa carico adesso il governo centrale. Il governo se ne deve far carico il governo, tant'è che con tutti i provvedimenti che sta portando avanti sono rivolti a maggior sicurezza. È ovvio, non si fa tutto in un giorno, alla fine il governo che è operativo sono 5 mesi e già abbiamo fatto tanto e stiamo continuando a fare. Poi di che se ne dica che a Roma non si lavora non è vero, perché noi entriamo la mattina alle 8, usciamo alle 8, anche alle 8 e mezza, e vi posso assicurare che si lavora con la testa bassa, pancia a terra, per cercare di trovare le soluzioni, modificare, sistemare disegni di legge per cercare di migliorarli, io parlo per la Lega, per i senatori e per i parlamentari della Lega, siamo presenti sui territori cercando di raccogliere tutte le istanze che arrivano dal territorio, tutti i problemi. Ovvio, non riusciremo a risolverli tutti, tante cose rimangono anche sospese perché non abbiamo la soluzione a tutto, però ci stiamo dando veramente da fare per portare il cambiamento. Noi vogliamo dare più sicurezza agli aretini ad Arezzo e a tutti gli italiani, e lo stiamo facendo con una forte attenzione, perché le amministrazioni locali non sono in grado di dare quella sicurezza che, è vero, avevano promesso in campagna elettorale, ma io vi posso assicurare che nel giro di 2 anni la percezione di sicurezza si è completamente stravolta, soprattutto ad Arezzo. Allora, in conclusione, dobbiamo chiudere, dimmi. I senatori servono, quindi, siccome Renzi li voleva tutti eliminare, quindi... Li voleva eliminare, ma Renzi è in Senato anche lui, quindi li voleva eliminare. Lui. Si voleva auto-eliminare. Veloce. Allora, la senatrice è lombarda d'origine, anche se ora è toscana a tutti gli effetti, aretina, e ci ha detto che c'è un contratto, che quindi la Lega deve accettare dei provvedimenti che sono dei desiderata dei 5 Stelle. E io vengo a questo. Allora, il reddito di cittadinanza, e da Lombarda, io ci sono spesso a Bergamo, capiranno i lombardi quando sappiamo tutti che è un provvedimento assistenziale, capiranno quando verrà fatta assistenza al sud, fondamentalmente con i soldi del nord, riusciranno a capire questo provvedimento? Questa è bella. Questa è cattiva. la tenuta per la fine. Ma noi lombardi siamo intelligenti, quindi capiamo. Vengono schiamati su. Poi ascolta, con intelligenze e generosi. Visto che noi il nostro obiettivo è quello di ridurre in maniera sostanziale le tasse, poi non ci sarà più bisogno del reddito di cittadinanza. Che vuol dire? L'Italia partirà, il sistema economico ripartirà, il sistema produttivo partirà, per cui
non ci sarà bisogno, solo in una fase iniziale. Ora, non, concludiamo non, mi dica, questo, non mi dica questo, senatore, attimo. Non credo che crede che in una regione si riuscirà. Ci proviamo, ma no. chi mai inizia mai finisce, no? Non ho capito se dentro la giunta c'è stata una sorta di proselitismo, vediamo un attimo quella foto, di proselitismo, nel senso se abbiamo visto una tenuta di verde anche il vice sindaco è diventato leghista, vediamo un attimo, vediamo. Adesso arriva, oh, qui questa è la foto che ha fatto scandalo, perché anche Gamurrini ha risposto, no? Dicendo che allora è nata un'amicizia molto profonda ed è nata anche una passione politica comune. C'ha una camicina con un verde un po' diverso, ma insomma non è verde padano, non c'ha il simbolo, però verde è. Oh, però l'avevamo addobbato anche con i braccialetti della Lega, cioè, se no poteva entrare. No, allora velocissima, perché era solo concludere simpatia. Vabbè, con Gianfrancesco c'è una grande amicizia, poi Gianfrancesco, al di là insomma delle battute a volte anche infelici, perché comunque io ho la mia famiglia e credo di non aver mai essermi mai comportata in maniera ambigua con nessuno. Gianfrancesco è un amico, è una persona che comunque mi ha supportato come altri in giunta in tutte le mie mancanze, soprattutto nella mia delega al patrimonio, anche per la mia delega allo sport, in tutte le deleghe mi ha sempre supportato. È nata un'amicizia anche perché, al di là di quello che dicono, io passo tanto tempo ad Arezzo. Quando non ci sono, c'è chi mi supporta, sia nelle conferenze stampa quando manco, sia agli eventi sportivi, ad altri eventi che richiedono la mia presenza, e Gianfrancesco si è sempre dimostrato un amico, ecco, l'ha fatto insomma in maniera tranquilla, non senza... Non è diventato leghista. No, non lo so. Che... Non si sa. Vabbè, già non lo so, è una... No, io sono... Cioè, più leghisti ci sono, meglio è. Dobbiamo chiudere. Grazie alla senatrice Tiziana Nisini, grazie a Fabio Mori, a Piero Franchini e a Davide Faltoni. Ci vediamo giovedì prossimo. Venerdì prossimo.